su una Land Rover. Angelo era omosessuale. Lo aveva scoperto nella prima giovinezza durante un viaggio in Africa, nel periodo in cui attendeva di essere chiamato per la naia. Era su una Land Rover condotta da un nero lungo lo Zambesi. Era la prima parte di un viaggio che in quei tempi soddisfaceva il suo bisogno di avventura. I solchi sulla strada arrivavano fino all'asse delle ruote. Il terreno era rosso come una ferita. La polvere era una nebbia nell'aria senza vento. Si distingueva appena il paraurti della Land. Poi la polvere si placò. Il nero che era alla guida della macchina si affiancò a un ragazzo che conduceva un carro trainato da due buoi e gli fece cenno di spostarsi. Le enormi ruote del carro sobbalzarono sui solchi e proseguirono al lato della strada, sull'erba bruciata. Il carro procedette senza spostarsi in direzione di una caccia a forma di ombrello. Angelo fece cenno al guidatore di fermarsi per scattare altre foto. Il ragazzo del carro sbucò fuori da una cortina di polvere rossa. Era nudo, a parte il piccolo lembo di crine sul davanti. Con un nervo robusto percuoteva i buoi. Aveva in mano la cavezza e avanzava in testa al tiro, con i piedi nudi che affondavano nella terra fino alle caviglie. Angelo si chiese quanti anni avesse quel ragazzo e decise che non poteva averne più di 15. «Come si chiama?» chiese al nero che guidava la Land Rover. «Vuoi un nome?» disse l'uomo e si strinse nelle spalle. «Non importa. Chiamalo come ti pare». «Come ti chiami?» chiese Angelo in inglese al ragazzo quando la macchina lo affiancò di nuovo. Questi proseguì alla testa del tiro senza rispondere. Forse non capiva o la polvere gli aveva tappato le orecchie. Quel silenzio attrasse Angelo ancora di più. Ed ecco che per la prima volta nella sua giovane vita Angelo sentì un'attrazione insostenibile per un altro essere e non importava se quell'essere era del suo stesso sesso. Per lui quel sentimento assomigliò per la prima volta al vero amore. Lo stesso amore che poi ascoltò dai maestri immateriali. Commento. Cerchio e seno attraverso NT. Sono profondamente consapevole di che cosa è il vero amore. E questo, per esempio, non farebbe mai a me, entità, giudicare qualsiasi cosa compiuta da voi. E quanto vorrei che voi poteste raggiungere questa consapevolezza, ma la materia ve lo impedisce. È stupendo riuscire a comprendere e a non giudicare.